Nel 1998 moriva il signor Pordenone Luigi, nato a Cocia nel 1921, deceduto a Pordenone nel 22 febbraio 1998, il quale con proprio testamento olografo indicava come erede una fondazione che avesse come scopo l'accoglienza di persone particolarmente disagiate. Gli esecutori testamentari individuarono nel comune di Pordenone il beneficiario dei beni del defunto e quindi con delibera del 2000 il comune di Pordenone accettava come beneficio di inventario l'eredità. Dopodiché le sorelle di Ricuius hanno intentato causa e hanno chiesto la nullità del testamento, nullità che è stata sancita con sentenza di primo grado nel 2001. E successivamente il comune di Pordenone, con delibera del Consiglio Comunale, ha deciso il 17 dicembre 2001 di proporre appello verso la decisione di primo grado e in questo momento si è in attesa della sentenza di secondo grado. Nel frattempo è maturata l'ipotesi di transazione tra il comune di Pordenone e le ricorrenti, ipotesi che quantitativamente vede la seguente soluzione: una soluzione al 50% per cui il patrimonio verrebbe diviso al 50% per beneficiare il comune di Pordenone con riconoscimento di 5 appartamenti e 4 autorimesse del comune di Pordenone, 4 appartamenti e 3 autorimesse indicati distintamente con una pagina della delibera a favore degli eredi, un conguaglio in denaro per avere il pari importo di per 55.000 euro circa che il comune di Pordenone darà agli eredi proprio per avere il pari valore e la fusione da parte del comune delle spese legali di primo grado a favore degli eredi. Su questa proposta transattiva, ovviamente proposta che arriva accettata anche dalla controparte, l'avvocato d'estetto che è stato incaricato dal comune ancora nel 2000 ha espresso il suo parere favorevole e quindi l'amministrazione propone di accettare la proposta transattiva come ve l'ho indicata.